Per montare la retrocamera, ragazzi, quello che non sono riuscito a fare ieri, parto da questo user manual, manuale di istruzione, che alla fine ho visto che ha un bel disegno interessante per come collegare la telecamera, la retrocamera, no? Praticamente la telecamera arriva con un cavo corto e due spinotti e un cavo lungo. Lungo, molto lungo, sarà 4 metri, che in teoria bisogna passarlo da dietro dalla macchina fino davanti a dove c'è autoradio. Allora, sono due spinotti, questo giallo che praticamente è ingresso e uscita della telecamera, il segnale video, e questo rosso che è alimentazione. L'alimentazione si fa, è scritto anche qua sulla retromarcia. Sulla luce che fa quando metti retromarcia, no? Car reverse right 12 volt più, car reverse right 12 volt meno, no? Praticamente questa alimentazione della telecamera, nero va sulla carrozzeria e rosso va su, è scritto qua, eccolo qua. Bisogna trovare dove c'è la luce di retromarcia. Ok, e questo lavoro si fa dietro dove c'è baule, no? Dove c'è la retrocamera. Praticamente ho detto no, nero va su carrozzeria dell'auto, che è sempre meno, e più va su più della luce che si inserisce quando mette retromarcia. Questo è il lavoro che si fa dietro e davanti c'è questo spinotto giallo, eccolo qua, che lo inserisci su spinotto apposita che trovi su autoradio, che bisogna vedere qual è. Nel nostro caso, beh, questo mi pare che è un autoradio universale, come ho fatto questo disegno, no? Quindi quello va su giallo e questo qua rosso. Bisogna trovare il cavo che dà alimentazione, che dà più quando si inserisce retromarcia. E questa è in teoria. Adesso vediamo cosa succede in pratica. Allora, per ragazzi che mi hanno chiesto dove ho collegato questa telecamera frontale, no? Questa qua. E io mi avevo anche dimenticato dove, quindi sono sceso nella macchina e ho cercato di nuovo cavi. Questa telecamera qua che è stata montata dentro un tubo che ha questo cavo qua con due spinotti, no? Questo è il spinotto che praticamente manda segnale a radio e questo è il spinotto che va alimentato, e più e meno, no? E dopo ho trovato dove l'ho alimentato. Praticamente questo cavo, che è rosso e nero, l'ho collegato qua, su questo spinotto. Vedete che c'è un spinotto qua? Questo spinotto cosa fa? Alimenta la luce di posizione della macchina. C'è un spinotto a destra e un altro simile a sinistra. Vedete? Questa cosa comporta che la telecamera funziona solo quando ho le posizioni accese. È l'unica soluzione che ho trovato veloce perché non sapevo dove attaccarmi. Perché se mi attaccavo su qualche altra parte, la telecamera funzionava sempre. Quindi, con due rubacorrente, no? Vedete, uno rosso e uno azzurro. Ho preso corrente per la mia telecamera, no? Guardate, fatto così. Qua ho preparato multimeter per vedere se c'è corrente, no? Praticamente entriamo nella macchina, mettiamo la posizione, ecco così. Adesso vediamo se c'è corrente. Vedete, in questo momento
con le posizioni così accese, no? La telecamera è alimentata. Facendo questo video ho scoperto che questo è una luce LED, adesso ho scoperto, quindi è bianca. Invece questo è quella originale gialla, quindi devo sistemare, metterle tutti e due bianchi, oppure, vedete, questa è bianca, oppure tutti e due gialle, oppure le lascio così anche. Quindi lì era discorso. Ci ricordiamo che la telecamera, praticamente questo spinotto rosso, va a alimentarsi, rubare corrente dalla luce di posizione della macchina. Ecco così. Quindi abbiamo capito dove abbiamo collegato la telecamera. Ci sono anche altre soluzioni, non penso che questa è migliore che c'è, però io ho pensato a questa perché insomma ho trovato una cosa logica: avere la telecamera accesa quando ho la posizione accesa. Basta ricordarmela, perché se lo dimentichiamo dopo si va a guardare la telecamera e se non si accendono le posizioni si pensa che non funziona più. All'interno della macchina, no? Il cavo della telecamera arriva qua dentro, no? E questo qua cavo. Questo è il cavo, arriva cavo nero con spinotto giallo e un filo rosso. Eccolo qua. Praticamente cosa succede, no? Noi inseriamo la F-cam, è scritto qua F-cam. Front cam, diciamo la camera anteriore, su spinotto dell'autoradio. Qua ci sono sei spinotti sul mio autoradio, che è una Dasaita Max 6. Ho trovato quello giusto, F-cam, guardando anche il libretto di istruzione, eccolo qua. E non ho fatto altro, niente altro. Questo rimane non usato, non si usa. Allora proviamo adesso a vedere se funziona. Tutto provvisorio, no? Adesso l'autoradio a freddo non parte, quindi devo fare un mezzo giro di chiave. Eccolo qua, lui parte. Dopo devo capire se è abbastanza veloce, se parte. Ok. Si invia, vedo che è un po' lungo. A volte parte a 3 secondi, a volte dura di più. Devo capire il motivo. Eccolo, avvio tablet. E adesso cerchiamo la F-cam. Ah, la F-cam è questa. Però lo cerchiamo insieme. Lui si ricorda che sono stato sulla F-cam l'ultima volta. Quindi, F-cam. F-cam dice che non funziona. Ma perché non funziona? Perché non è nuova posizione accese. Quindi io adesso faccio un giro qua sulle posizioni e voilà, ragazzi, quindi ho le posizioni accese e la telecamera funziona. Guardate, spengo, accendo, spengo, accendo, spengo, accendo. Eccolo qua, e la telecamera anteriore è risolta. Adesso devo capire il motivo per quale non funziona la telecamera posteriore. Beh, il motivo è che non l'ho collegata ancora, però adesso vediamo un attimo come collegarla. Allora, per la retrocamera mi ricordo che inseriamo retromarcia, i sensori già funzionano. Le luci sono accese di retromarcia, però la telecamera, e mi ricordo che quando funzionava aveva queste luci intorno accese. Come mi hanno fatto lavori sulla macchina, sto pensando che forse non mi hanno collegato la telecamera, quindi devo aprire e guardare se è vero.
No, vedo le luci qua. Le luci erano accese quando funzionava la telecamera. Praticamente mi tocca rimuovere tutta questa plastica qua, lavoro che ho fatto ancora, per arrivare a collegamenti della telecamera. Eh sì, devo rimuovere questi tappi qua, uno, due, devo esitare con la vite lì in fondo e dopo tutto a clip. E devo mettere le mani sulla telecamera per forza. Da fare attenzione a non tirare dalla parte centrale perché gonfia. Tirare su laterali. È meglio usare un cacciavite e tirare qua. Eccolo qua. E questo anche. Ecco. Qua dentro usiamo una chiave tubulare da 10, un po' lunga. Questi li mettiamo bene perché sennò li perdiamo. Inseriamo qua, mettiamo click in direzione giusta per svitare, un po' parte a mano. Eccola qua. Eccola qua. Quindi svitato anche questo. La plastica qua va via facilmente. E adesso la parte più rognosa è che bisogna rimuovere tutta la plastica qua. Senza rompere i ganci che sono interno. Purtroppo unica soluzione è tirare piano piano tutto intorno con cautela, perché sono ganci e la plastica va giù. Eccola qua. Allora vi spiego qual è il problema qua. Sono questi ganci, no? Questi azzurri, sicuramente questi che mi hanno fatto lavori in carrozzeria, mi l'hanno messi nuovi, no? Qua vedo una che è rotta, però a interno non c'è pezzettino, quindi sicuramente lo hanno messo, non c'è niente. Questi ganci, se non facciamo attenzione, si rompono. E cosa vuoi che facciamo? Questa è l'unica soluzione, tirare. Bisogna tirare. Questo vedo che manca, e qua bisogna levarlo e rimetterlo qua sotto. E eccola qua, già vedo una cosa strana. Vedete un spinotto che non è stato collegato. Questi qua sicuramente non mi hanno collegato la telecamera posteriore. Adesso vediamo. Quindi proviamo a inserire semplicemente questo spinotto qua, che lo vedo per aria, in questo. Perché quando mi hanno fatto lavori qua si vede che non mi ha messo spinotto qua, io non capisco il motivo. Abbiamo inserito spinotto, adesso vediamo un attimo di accendere le luci. E voilà, la telecamera è accesa. È accesa perché si vedono le luci qua. Però adesso vediamo se funziona, no? Se funziona. Vediamo un attimo. Aspetta che dobbiamo girare la chiave. I sensori funzionano. Si accende. Ok. Dopo devo capire qual è il motivo perché dura così tanto l'accensione, perché era scritto che dura 3 secondi, no? Si è acceso. Questa è la telecamera anteriore. E questa è con lei. E voilà, la telecamera posteriore funziona.
Ragazzi, questi qua sono proprio lo dico come sono. Però avete visto che non mi hanno collegato cavo? Adesso se ho aperto qua baule, avevo intenzione di cambiare anche questo morsetto, che è un morsetto non adatto per auto, un morsetto che si usa per impianti domestici, per la casa. Quindi ho qua la scatoletta di vari spinotti, auto, scelgo questo che è bello. Allora, importante che qua devi mettere sempre il filo che ha corrente e qua il filo che devi prendere corrente. E per stringere si può usare anche una pinza normale, ma è meglio una cosa del genere. E stringete con 1,5 o 2,5, dipende quanto grosso è questo morsetto qua. Così facciamo un impianto fatto meglio, professionale, diciamo. Start. Allora, adesso abbiamo tagliato cavo qua. Non so se si vede bene. E inseriamo la femmina. Ho detto la femmina sempre su questa femmina qua, perché è coperta, sempre su corrente, su filo che dà corrente. Bisogna tagliare il filo giusto, neanche troppo lungo perché dopo non va bene, neanche troppo corto. Si inserisce qua, eccolo qua, vedete, è inserito bene, non si vede fuori niente. E dopo con la pinza stringiamo, no? Io preferisco stringere in due punti. Una, uso quella piccola da 1,5. C'è una media da 2,5 e altra da 6. Eccola qua. Stringo. Filo non si muove. Perfetto. Così abbiamo montato la femmina. Qua dobbiamo montare maschietto. Qua i fili sono un po' più fini, quindi preferisco farli così. Inseriamo un maschietto. Proviamo sempre che sia un lavoro fatto bene. Questi sono fili un po' più fini, no? Così. Questi possono andare anche fino in fondo, non disturba, perché questo qua è un maschio. Eccolo qua. Adesso stringiamo forte, sempre con 1,5. Eccolo qua. Pac, uno, stringo un'altra, due. Eccolo qua. Filo non si muove più. E adesso il collegamento si fa così, in modo professionale, no? Vedete che neanche un po' di metallo non rimane fuori, quindi ho risolto il problema dei spinotti che erano un po' non professionali. Ben bel filmare qua, come è un po' buio, uso questa cosa qua che fa tanta luce. E poi è comodo perché sta sulla testa, quindi si può lavorare meglio. Usa tre batterie così, 3 volte A. Questi sono scarichi, dopo ho messo qua batterie un po' più forti perché non vedevo che la luce no, non va bene. Si può aprire. Boh, adesso la telecamera ha bisogno e più abbiamo risolto, l'abbiamo collegato qua su retromarcia, ce l'abbiamo da alimentare il meno che è
massa terra, praticamente carrozzeria. Ho preparato qua il filo, sempre maschio femmina. Vediamo, forse qua ho sbagliato, devo mettere un altro tipo. Insomma, modo da collegare su questo cavo, due modi: o si spella qua e si stagna con un stagnatore, dopo, come ho fatto qua, dopo si mette nastro elettricista, oppure si usa una ruba corrente. Se preferite spellare, bisogna stare attenti a non tagliare cavo di tutto. Dopo bisogna avere la pistola per stagnare, no? Se no, usiamo questo coso qua che si chiama ruba corrente. Praticamente inseriamo il cavo, uno o due cavi. Dopo quello fino lo inseriamo di nuovo. Dopo con la pinza si spinge. E all'interno ci sono delle lamette in metallo che tagliano isolamento e fanno contatto elettrico con i fili che sono dentro, tipo così. Bisogna guardare molto bene che i fili sono messi giusti dentro. Uno è messo dentro senza uscire, e altro passa, entra di qua. Dopo con la pinza spingiamo praticamente la lametta che è dentro, deve essere inserita. Eccola qua. In questo modo i cavi comunicano. Così. Proviamo anche con, vedete, la lametta è dentro adesso. Ecco, è dentro, e dopo si può più pure chiudere con questa cosa qua. Si chiude così e non ci sono problemi di... Eccolo qua. Adesso proviamo se il corrente arriva da qua. Basta mettere il tester e vediamo se il collegamento è fatto bene. Il test, no, messo su qua su continuativo. E allora una sonda su una testa e un'altra qua. Vediamo. Se suona vuol dire che c'è collegamento, no? È fatto bene. Sentite? Quindi questo passacavi è molto comodo perché non si bisogna spellare, stare lì a staniare, è comodissimo. Allora, prima di chiudere baule, facciamo un riassunto. Praticamente questa è telecamera qua, non è più quella originale, è una telecamera che ho montato dopo, di qualità superiore, questa, che ha anche la luce. Questa è telecamera, no? E va fuori con due spinotti, uno giallo e uno rosso. Questo di giallo dà segnali video e deve andare davanti a schermo di coso, di autoradio. Invece quest'altro è alimentatore, no? Della retrocamera. Questo lo colleghiamo con filo che va davanti sull'autoradio, e qua c'è un altro filo rosso che bisogna collegarlo su luce retromarcia. Vedete? L'abbiamo collegato su luce retromarcia. Questo è luce retromarcia, questo qua. Questo qua è stato collegato lì, questo filo, molto importante sapere. Invece quell'altro, questo qua, è alimentatore della telecamera, che ha un più e un meno, ovvio. Allora, il più lo mettiamo sempre su luce della retrocamera, e meno praticamente si può montare su carrozzeria oppure anche su filo, come ho fatto prima, filo nero che dà su luce retromarcia. Quindi semplice, no? Non è che è difficile. Adesso facciamo le prove anche con autoradio, vediamo se funziona. Un'altra cosa, se uno vuole può scrivere su ogni cavo che cos'è, perché così uno, non so se uno deve mettere le mani, capisce che roba è qua.
questo è alimentatore retrocamera, questo è segnale video, questa è luce retromarcia, questo è più del retromarcia. Ogni cavo, se si vuole, può fare una piccola scritta, così si capisce. Magari apri anche te stesso dopo un anno e non ti ricordi più che cosa hai fatto. È molto più semplice anche per te stesso. Un'altra cosa che sembra che non ha importanza sono le fascette, no? Queste fascette qua, oppure non so, filo di ferro, così, se volete, però è molto importante, ho visto per me, no? E usarli e rendere tutto saldo con la carrozzeria, no? Perché se si muove qualcosa, qualche filo, quando siete in marcia, ti fa rumore. Fa rumore, non sai cos'è. Io ho usato questa fascetta qua per questi cavi. Dopo altra fascetta qua, vedete tutti i cavi qua sono saldati bene, sono legati sulla carrozzeria, è difficile che si muove qualcosa. Un'altra qua, ecco, adesso voglio mettere un'altra qua che i fili stanno bene saldi. Quindi importante, un'altra qua, fili che non si muove niente, bisogna verificare bene che tutto sia saldo, perché una volta chiuso dopo è difficile fare aprire un'altra volta, perché qualcosa scricchiola dentro quando si va in marcia, quando si va in macchina diventa un problema. Dopo è meglio usare le fascette dappertutto, fascette oppure un'altra, un suo filo di ferro, così. Però non è così professionale questo. Fascette, dopo le tagliate, perché sennò sono troppo lunghe. Ecco, così. Adesso facciamo la prova davanti. Ecco ragazzi, facciamo la prova in auto. E adesso mettiamo le chiavi. Autoradio, si ricorda che era su retromarcia. Questa è avanti, questa è dietro, quindi tutte e due le telecamere funzionano bene. Questa, se siamo a retromarcia, no, la telecamera si spegne, vedete, solo quando è retromarcia inserita funziona. Invece quell'altra bisogna accendere posizioni, no? Adesso le posizioni della macchina sono spente, la telecamera non funziona. Accendo le luci davanti, ho la sola posizione e la telecamera funziona. Allora ragazzi, questa è la telecamera anteriore. Ha una bella immagine, non so se sul telefono si capisce, però vi garantisco che si vede bene, no? Beh, la telecamera diciamo che costa pochissimo, non so, paga 10-12 euro forse, però guardate che bello si vede. Questa è telecamera anteriore e non so se si può, quella posteriore non si può inserire in marcia, perché è fatta, si alimenta con la luce di retromarcia. Quindi va bene, la telecamera anteriore va bellissimo, va molto bene, va molto molto bene, mi piace. Adesso mi sono fermato un attimo, provo telecamera posteriore, provo a inserire retromarcia, vediamo un attimo cosa succede. No, la telecamera posteriore funziona, sì, però non in automatico, bisogna, ecco, questa è quando metto retromarcia, funziona. Devo scoprire come fare in modo che si attiva automaticamente, non che devo schiacciare qua su schermo. Adesso proviamo a fare anche questo lavoretto.